prossima domanda, ragazzi. Allora, stasera è una tragedia sportiva. Questo va detto all'inizio, proprio subito del video. Non ho avuto neanche il tempo di aspettare la fine della partita perché non ho il coraggio, non ho il fegato di guardare il secondo tempo. 3-1 dopo 45 minuti e i numeri sono veramente indicativi perché tu hai preso gol al 17esimo dopo che ti hanno imbrigliato per 16 minuti. Non sei uscito dalla tua area, hai provato forse qualche lancio lungo sbagliato ovviamente. E il Benfica segna con Antonio Silva, ragazzino di penso 18 anni, su assist di Enzo Fernandez. Altra gemma scoperta appunto dal campionato argentino da parte del Benfica e dal grande Schmidt. E niente, con questo corner battuto alla sinistra da Enzo Fernandez al centro d'area, dove Silva anticipa il testa gatti e appunto Scesi non riesce a intervenire, tiro imparabile. Poi noi abbiamo comunque avuto una reazione, quindi questo va detto, siamo riusciti con una, diciamo, una rete abbastanza rocambolesca di Vlahovic, tra l'altro dibattuta anche al VAR, avevo avuto paura che non la convalidassero per una posizione di Ken non sicura, e appunto con un corner battuto dalla sinistra da Kostic, altro giocatore che secondo me è tra i promossi del primo tempo, sul primo palo dove spizza Danilo e sul secondo palo sbuca Vlahovic, gol molto simile a quello che ha anche realizzato col Torino. Colpisce di testa contro Vlahko Dimos e il VAR interviene, però ecco, c'è stato un po' di tremorino perché avevamo pure appunto che Ken l'avesse toccata in una posizione di fuorigioco, invece non è stato influente appunto ai fini del gol. Quindi al 21esimo eravamo riusciti subito a ribaltarla. Io ho pensato addirittura adesso ci sarà una reazione d'orgoglio e andiamo a vincerla. Invece no, subito dopo rigore per il Benfica con un fallo di mano molto discusso, anche i ragazzi insomma della BT Sport, che sono i commentatori britannici, hanno detto che secondo loro non c'era. Poi gol di Gio Mario, trasformato un bel rigore appunto con Szczęsny che si tuffa purtroppo dalla parte opposta, non intuisce. E io ho pensato, vabbè, a sto punto è finita, non credo che ci sarà un risollevamento. Infatti poi c'è arrivato il gol di Rafa Silva con Gio Mario che avanza sulla destra, fa un cross pennellato al compagno che poi batte di tacco Szczęsny con un bel gol, veramente, bisogna dirlo. E niente, poi non c'è stato più nulla di che, quindi questo è un po' quello che sta succedendo. E vi posso dire a livello di statistiche quello che è successo, ma è veramente inutile anche andare a vedere. 7 tiri totali del Benfica, 6 nostri, 4 tiri in porta contro 2, 58 possesso palla contro 42 e all'inizio della partita era addirittura 63 a 37 prima del gol del Benfica, dimostrazione che loro hanno provato a schiacciarci dentro l'area. Noi ci siamo chiusi con 4-4-2 e nonostante quello ci hanno imbucato lo stesso, a pura riprova che difendersi non serve a niente nel calcio moderno. Se l'altra squadra ha delle idee concise e ben orchestrate, non ce la fai. E non ce la fai nemmeno se loro giocano con i titolari, ma anche con le riserve, perché le riserve sanno quello che devono fare. E la prova lampante è il Milan, che è andato a Salisburgo a giocarsi la partita a viso aperto e Gabbia ha fatto il gol del vantaggio con una punizione di Tonali spizzata proprio da Gabbia. Precisione nei passaggi 87-83, passaggi effettuati 272 a 197, poi vabbè, falli fatti 2-3 per noi, e il resto sono appunto statistiche ininfluenti, calci d'angolo 5-3, e niente, insomma, stiamo veramente prendendo una sconfitta umiliante dopo il 2-1 dell'andata in casa. Stasera, ripeto, volevo salvare la faccia, non salviamo neanche quella, è una tragedia sportiva, mai vista una sconfitta del genere. Dopo una partita del genere io voglio vedere Agnelli che scende giù, prende il coraggio a due mani e dice davanti a tutti: Allegri è fuori, esonerato, non me ne frega niente se dovete pagargli la buona uscita, perché qui c'è di mezzo l'onore di questa società di cui io sono tifoso da praticamente 22 anni e non ho mai visto uno schifo del genere. Anche la peggior Juve di Marchesi, di Ferrara, di Del Neri, di Zaccheroni, tutti quelli che volete, non hanno fatto schifo come questa serata qua. Quindi io nel titolo ho messo Elkan pulisci tutto, perché mi auguro che lui il 23 novembre prenda atto di quello che è successo e faccia piazza pulita e metta dentro dirigenza nuova con Del Piero, Zidane allenatore, e vogliamo uno trasunto nei carnevali come DS. Non voglio sentire ragioni, questo è uno schifo, non meritiamo questo. I tifosi hanno pagato 3 volte il prezzo d'abbonamento quest'anno per andarlo a stare a vedere le partite e stanno ricevendo questo scempio, con un allenatore che ride in conferenza, che prende in giro i tifosi, che addirittura parla di potenziale vittoria stasera e poi fa sta robaccia qua. La scusa sarà che ha giocato Gatti al posto di Alessandro, sarà che abbiamo avuto dei blackout, non troverà mai il modo di dire è colpa mia, ho sbagliato io la formazione, non lo dirà. Adesso ovviamente non posso dire quello che succederà perché il video l'ho registrato nella metà
tra il primo tempo e il secondo, ma mi auguro che Allegri, visto lo schifo che ha fatto, metta dentro i giovani che hanno più orgoglio e dignità di questi giocatori che sono scesi in campo nel primo tempo. Metti dentro Miretti, metti dentro Illing Junior, metti dentro Fagioli, metti dentro chi vuoi, ma non tenere questa formazione qua. Voglio vedere che tu ti vergogni di quello che sta succedendo, che tu ti inginocchi ai tifosi e chiedi scusa. Questo ce lo devi assolutamente. Addirittura vorrei, allora, se non l'esonero in diretta, le dimissioni se sei un uomo, perché a sto punto non c'è più niente da dire su di te, perché abbiamo avuto pazienza fino adesso, tu non hai saputo rispettarci come tifosi, non hai saputo far vedere che avevi almeno un minimo di orgoglio come allenatore e che cambiavi mentalità, sei rimasto nel giurassico, non hai avuto il coraggio di modernizzarti e di adattarti umilmente al gioco di oggi, che non è più quello di difendersi e di speculare sul punteggio e di ripartire. Non esiste più questo gioco qui. Questo esisteva negli anni 90, inizio 2000, oppure nel 2015 quando avevi la squadra più forte. Adesso non funziona più. Perdi contro il Benfica organizzato, che ha la rosa che vale meno di te, 287 milioni o 245 di valore contro i 487 di valore tuo, e tu ti stai facendo prendere pesci in faccia da questa squadra qua, con un allenatore che ha veramente bisogno che gli stringiamo la mano per quello che ha fatto, per il lavoro che ha fatto, con una squadra che non ha ancora perso né in campionato né in Champions League, sta dominando il girone insieme al PSG e possiamo solo fargli gli applausi. L'allenatore che ha fatto giocatore a livello amatoriale, neanche dei professionisti, ha allenato PSV, Salisburgo e una squadra cinese, vincendo dovunque è andato, e al Benfica si sta consacrando, tra l'altro grazie anche a una grande società alle spalle con Rui Costa presidente. Quindi possiamo solo fargli i complimenti. Da questo devo essere sportivo, sono meglio di noi, ma non a livello di rosa. Cioè Allegri è il peggior allenatore che poteva capitare veramente in questo periodo alla Juventus, peggior allenatore della storia in questo momento, possiamo dirlo, perché nessuno ha fatto peggio di lui a livello di rosa. Cioè se con la rosa che aveva a disposizione, peggio di lui nessuno ha fatto, perché tu devi andare a valutare, a parametrare la rosa, il livello che tu avevi di giocatori. Quindi anche gli allenatori che c'erano del passato avevano delle rose talmente più scarse che non ci si poteva aspettare che vincessero qualcosa o che facessero meglio di Allegri. Invece lui, con la rosa di primo ordine, meglio di Sarri, meglio di Pirlo, non sta vincendo niente, sta trascinando la Juve nell'oblio, a uscire quarta nel girone, mentre tutti gli altri due erano passati. Conte, nel periodo in cui era arrivato dai due settimi posti, ci ha portato a vincere lo scudetto, e il peggior risultato che ha fatto è stato arrivare semifinale di Europa League, uscendo terzo in un girone con la neve in Turchia contro il Galatasaray e con Mancini in panchina. Quindi ora non ci sono più scuse, questa è la sentenza peggiore della storia e che sancisce che Allegri veramente è in un momento in cui non puoi neanche più dire che è un allenatore. Questo è una sciagura. Quindi purtroppo nel titolo di stasera dovevo essere veramente cattivo, non l'avete mai visto così, ma è impossibile non tirar fuori le unghie, gli artigli e le fauci dopo una partita del genere. Perché essere juventino stasera fa male, e ci sta bene se gli interisti, i milanisti, chiunque si siano, ci prendono in giro. E anche all'estero, non solo gli italiani, perché questo non è una squadra. Addirittura forse alcuni di loro proveranno pena per noi. Attenzione, non prenderanno anche in giro, perché non c'è più la dignità, non c'è neanche più la voglia di prenderti in giro, perché non siamo neanche più una squadra. Vedete come siamo ridotti, no? A un brandello di nulla, di stracci. Quindi anche loro faranno fatica a deriderci. Ci prenderanno per pena, ci compatiranno, questa è la verità. E molti già lo stanno facendo con me nei commenti, e li stimo molto perché hanno rispetto di noi come tifosi, e in qualche modo gli facciamo anche tenerezza. Anche quei tifosi del Milan che hanno avuto Allegri come allenatore hanno detto: vi capisco, provo la stessa pena che avete provato voi, perché non si può arrivare a un bassume del genere. Ma adesso si può capire perché il Milan ha fatto 12 anni per rimarginare le ferite di Allegri, perché questo è uno che spacca gli spogliatoi, manda solo macerie nelle società in cui passa, e adesso abbiamo la controriprova che lui, quando ha vinto, aveva la mano di altri, della società dietro, di un direttore sportivo di tutto rispetto, di giocatori fenomenali, fuori classe, che vincevano le partite con lui che ridacchiava in panchina, non faceva niente, e dopo la partita andava a mangiare birra e salsiccia. Questa è la verità, ragazzi. Piaccia o non piaccia, come diceva lui, è il momento della verità. Il karma torna indietro a tutti quanti. Quelli che non si aggiornano, non si evolvono, ridono in faccia alla fortuna, beccano queste sconfitte, queste vergogne, che non riescono a essere lavate più. Ditemi la vostra, ragazzi. Vado
un pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie SG, speriamo di uscire da questo incubo, ci vuole una rivoluzione e auguriamoci che avvenga da stasera, ma non credo, per me aspetteremo la sosta. Ciao ragazzi!